Grazie. Allora, un ringraziamento a Francesco in questa versione da Mike Buongiorno, molto efficace, a Sbardella, a Barbato, al nostro Ciocchetti, a Cozzoli, ogni volta Cioffoli mi viene invece Cozzoli, è giusto? Esatto, e a Maselli. Io sono un po' come Totò, certe volte con i nomi faccio un po' a pugni, anche se conosco bene le persone e le stimo moltissimo. Allora, io sinceramente vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare innanzitutto Luciano, perché a me piacciono le persone coraggiose. E Luciano ha fatto veramente un atto di coraggio facendo questa scelta, mettendoci la faccia e rompendo per primo una sorta di cappa di piombo che in qualche modo la sinistra era stata bravissima a costruire attorno a noi. Perché vedete, attorno alla mia giunta, attorno alla mia esperienza, che vedete, se voi leggete i giornali, se guardate certi media, altre cose, sembra che è tutto negativo, che non va bene niente, addirittura diffamano Roma pur di offendere la nostra amministrazione. Lui è stato il primo a dire, con la sua scelta di venire dalla nostra parte e con il fatto che ha accettato la mia proposta di diventare vice sindaco, candidato vice sindaco, la mia proposta, la proposta del PDL, è stato il primo che ha rotto questa sorta di cerchio magico che ci avevano costruito attorno. Poi sono arrivati anche gli altri, sono arrivati i Fratelli d'Italia, la destra, sono arrivati altri apporti, però il segnale è stato chiaro. E questo segnale cosa vuol dire? In termini politici vuol dire un allargamento alla maggioranza, un allargamento del nostro schieramento, e siamo gli unici che allarghiamo questo schieramento in questa fase politica. Ma rappresenta qualcosa di più profondo, perché rappresenta la voce della città reale, che è completamente diversa da certe voci della città ufficiale. Io continuo a girare quartiere per quartiere, ambiente per ambiente, adesso vengo all'assemblea della BCC, della Banca di Credito Cooperativo, sono andato in qualsiasi contesto, trovo affetto, trovo attenzione, trovo comprensione anche per le difficoltà. Se uno legge sui giornali, anche ieri a Ballarò ci hanno provato, poi persino tra di loro si sono contraddetti, cercano di mostrare questa amministrazione come un fatto negativo. Amici, noi abbiamo fatto un miracolo in questi anni, diciamolo a tutti, perché se no non ci siamo capiti bene. Noi quando siamo arrivati lì in Campidoglio, il primo messaggio che io ho avuto è stato quello di un segretario generale, il segretario generale di Beltroni, che è venuto lì a dirmi: sindaco, erano due giorni dopo le elezioni, sindaco, non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi. E quando noi abbiamo scavato per capire il perché di questa situazione, abbiamo trovato quel buco di bilancio di 12 miliardi e 300 milioni che è stato il grande regalo della sinistra a Roma. Questo ha prodotto la sinistra, ha costellato Roma di opere più o meno faraoniche e totalmente definanziate, ma ha lasciato lo sfascio dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del governo della città, senza regole e senza logiche. Non solo, con questo fardello noi abbiamo governato negli anni più neri della crisi economica. Quando sono stato sindaco io, il PIL nazionale è calato del 6%, nei 5 anni di Veltroni, gli ultimi 5 anni di Veltroni, era aumentato del 3,6%, loro hanno governato nel periodo delle vacche grasse e hanno fatto i debiti, noi abbiamo governato nel periodo delle vacche magrissime e non solo non abbiamo fatto debiti, abbiamo pagato i debiti loro e abbiamo, amici, questa è la cosa di cui sono più fiero, ha aumentato il contributo del comune sulla spesa sociale e sul trasporto pubblico locale, non perché abbiamo offerto cose in più, ma perché siamo intervenuti per fare in modo di compensare i tagli dello Stato e della Regione. Abbiamo aumentato del 70% il nostro contributo al trasporto pubblico locale e del 63% il nostro contributo alla spesa sociale. E per fare questo abbiamo tagliato tutto. Non lo sapete perché nessuno lo sa, ma a Roma già da 2 anni le auto blu non esistono, i nostri dirigenti, i nostri assessori non hanno auto di servizio, hanno soltanto delle Fiat Punto che vengono date agli uffici solo per gli spostamenti di esclusivo servizio.
Noi abbiamo tagliato tutte quelle sono le spese dei gruppi consigliari, le spese per le consulenze, tutto con riduzioni del 90% rispetto a Veltroni. Io vado in giro con una Fiat Bravo, datami dalla polizia, e ho mandato a vendere le due Lancia Tesis, quei macchinoni ereditati da Veltroni, perché questa è la differenza al di là delle chiacchiere, questa è la differenza. Allora, c'è un terzo elemento che va detto, il terzo elemento del modo di fare opposizione. Già là si era vista una differenza, si era vista insieme a Francesco Smedile il seme di qualcosa, di un fiore e di una pianta che poteva crescere. Perché quando noi stavamo in consiglio comunale abbiamo avuto due opposizioni. Una opposizione era quella dell'UDC, che era una posizione costruttiva, disponibile, sempre nel merito, mai a prioristica. Ma abbiamo avuto l'opposizione del Partito Democratico, che è stata una opposizione ferocemente ostruzionistica. Vedete, nel Consiglio Comunale di Roma, fino adesso, perché dall'anno prossimo sarà diverso e vi garantisco che sarà diverso, ogni emendamento e ogni ordine del giorno deve essere votato uno per uno. Sapete quanti emendamenti e quanti ordini del giorno ha presentato la sinistra per bloccare le nostre delibere? 270.000 fatti col computer a fotocopia pur di bloccare le nostre delibere. Qual è stato il risultato? Quello di bloccare Alemanno? No, è stato quello di bloccare Roma, di bloccare Roma. Noi abbiamo bloccato, che non siamo riusciti ad approvare nel termine della consigliatura, 263 delibere, di cui ci sono 106 delibere urbanistiche che da sole muovevano 4 miliardi e 700 milioni di euro di investimenti privati, che generavano a loro volta 1 miliardo di opere pubbliche, quel miliardo che ci manca per mettere a posto le strade, per tappare il buco, per fare manutenzione delle scuole, per fare nuovi ponti, nuovi servizi. Hanno bloccato 4 miliardi e 700 milioni di investimenti e 1 miliardo di opere pubbliche, che equivalevano a 60.000 posti di lavoro, che erano indispensabili per Roma. Se noi avessimo approvato quelle delibere, già oggi Roma sarebbe fuori dalla recessione, non sarebbe a meno 2,9% come tutta Italia, sarebbe a più, magari non tantissimo, a più 0,1, a più 0,2, ma sarebbe fuori. Questo è quello che ha fatto la sinistra, pur di creare problemi noi, ha sabotato Roma, ha sabotato lo sviluppo di Roma, ha messo sul lastrico famiglie, non ha dato occupazione alla gente. Questa è la sinistra romana, amici, su questo non ci può essere dubbio. Questa sinistra non è la sinistra di Renzi, non è la sinistra neanche di Fassino, questa sinistra, la sinistra romana, è la sinistra peggiore d'Europa, è la sinistra che produce candidati come Ignazio Marino, che sono la negazione di tutti i valori romani e che non sanno manco dove sta Roma, dove sta Roma. Allora, a fronte di questo io vi dico, insieme, e non a caso il nostro slogan è insieme per Roma, insieme con Luciano Ciocchetti, insieme con tutti gli amici, insieme con voi, insieme con la lista civica, insieme con questa coalizione, ma soprattutto insieme con i cittadini, noi Roma la possiamo portarla veramente in una situazione di crescita vera e profonda. Possiamo mettere le ali a Roma. Possiamo mettere le ali a Roma, ma non ricominciando da capo. Se andassero loro a governare, azzererebbero tutto e si ricomincerebbe tutto da capo, ci metterebbero nel caso migliore qualche anno magari per fare gli stessi disastri che hanno fatto gli anni passati. Se governeremo ancora noi, quelle delibere le portiamo in votazione, quei 60.000 posti di lavoro li facciamo, quella spinta alle regole la realizziamo, perché vedete, c'è un'altra cosa sulla sicurezza, sui nomadi, sugli immigrati. Guardate, lo sforzo del comune è stato tantissimo e ci sono stati anche dei risultati, perché abbiamo avuto il 14 in meno dei reati complessivamente intesi tutti quanti, abbiamo avuto il calo degli omicidi, delle rapine e dei tentati omicidi, ma soprattutto abbiamo fatto uno sforzo del decoro come mai non si è visto. Io in campagna elettorale avevo promesso 20.000 espulsioni di immigrati che non si comportavano bene, non rispettavano le regole. Sapete quante sono state le espulsioni in questi 5 anni? 31.000! Sapete quanti sono stati gli sgomberi e accampamenti abusivi? C'è 1.075! Sapete quante multe abbiamo fatto a prostitute in strada? 90.000! Sapete quante multe abbiamo fatto a chi sporca per terra, chi fa scritte sui muri? 17.000! Sapete quanti ne aveva fatte Veltroni all'ultimo anno del suo mandato? 17!
Noi in 5 anni abbiamo fatto 17.000, lui ne aveva fatte 17. Certo che se non arrivano leggi nazionali più severe, se come noi stiamo chiedendo non ci sono norme severe sugli immigrati che vengono espulsi e poi tornano indietro, se non ci sono leggi penali contro gli accampamenti abusivi, se non ci sono leggi penali contro la prostituzione in strada, che il governo deve fare, che io mi auguro che Angelino Alfano, nuovo ministro degli interni, vorrà fare, noi saremo in grande difficoltà e continueremo a farlo, perché noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario, ma le leggi nazionali spesso hanno mandato a vuoto questi tentativi. Allora noi chiediamo, anche con raccolte di firme fatte in questi giorni, leggi di proposta di iniziativa popolare più severe per dare certezza alla pena e per difendere le città contro il degrado e contro chi non rispetta le città, perché queste città devono essere difese, e soprattutto vi garantiamo che noi andremo avanti fino in fondo. Se tornerà la sinistra buonista, la sinistra che chiude gli occhi su tutti, la sinistra che mette la polvere sotto il tappeto, tutto questo non ci sarà. Ecco perché regole più chiare, più forti, maggiore decisione rispetto alle regole, impegno per quanto riguarda gli investimenti, impegno per quanto riguarda il sociale, sono il modo con cui noi mettiamo le ali a Roma e insieme torneremo a vincere, non per noi ma per la nostra grande Roma. Grazie. Ancora un grande applauso al sindaco Alemanno. Ce ne approfittiamo. Questo è una parte del popolo dell'UDC che ci ha seguito, che ci è stato sempre vicino, che ci ha sostenuto in ogni campagna elettorale, in 20 anni di esperienza politica della Seconda Repubblica dal 1994 ad oggi. Credo che in altri incontri fatti da alcuni esponenti che provengono